Un percorso della memoria lungo il sentiero della battaglia di Monte Cassino. A 78 anni di distanza si ricorda il sacrificio dei soldati polacchi e lo si fa con una passeggiata lungo quei luoghi storici. Si va a ripercorrere quel famoso sentiero chiamato Cavendish Road che hanno improntato i polacchi, quelle 1057 vittime che oggi riposano sul sacrario militare polacco di Monte Cassino nel 1944. Io sono onorato della presenza di tutte le personalità polacche, con a capo il ministro Gliński, lui è anche ministro della cultura. Questo perché? Perché viviamo un momento buio della storia dell'umanità attualmente e forse attraverso queste manifestazioni si cercherà di far capire a questi persone, a questi dittatori che oggi vanno ancora in guerra, che la guerra è qualcosa di inutile, la guerra è solo distruzione, è solo miseria. Ed il richiamo alla pace si leva forte da un territorio, da una città come Cassino, che la guerra con le sue crudeltà l'ha vissuta. L'auspicio è che questo sentiero dell'antica battaglia per Monte Cassino, tracciato dai polacchi, per il quale sentiero e per la quale battaglia hanno sacrificato la vita, possa oggi essere calpestato perché siano lasciate impronte di pace. In un momento difficile per l'Europa c'è questa ombra di tristezza nell'animo, non possiamo non pensare anche a questo, ma l'auspicio è che l'impegno di tutti, di coloro che hanno sacrificato la vita per la guerra prima, morendo anche, e coloro che oggi sacrificano la vita per la pace, possa essere una svolta decisiva nella cultura europea. L'evento, con la presenza della delegazione polacca, serve anche a richiamare all'unità dell'Europa per il conflitto ucraino. In Polonia noi abbiamo già più di 3 milioni profughi da noi che si integrano molto bene e noi facciamo tutto per aiutare l'Ucraina in questo conflitto, con le armi, con la solidarietà, e facciamo tutto lavorare tra l'unità dell'Unione Europea. Per Cassino questi giorni sono importanti in nome del ricordo di ciò che è stato e non solo. Una grande partecipazione del popolo polacco, una ripresa, anche una festa della ripartenza. Abbiamo in questa settimana a Cassino, sono arrivati oltre 3.000 ospiti tra i vari eventi sportivi che ci sono. Queste manifestazioni in ricordo nella commemorazione della battaglia di Cassino e Monte Cassino, è una città che torna a vivere dopo 2 anni di pandemia.